Dottoressa Grazia Nardone, referente per il Lazio dell'Associazione Italiana Parkinsoniani. Il primo problema per un paziente parkinsoniano è la diagnosi della malattia. Qual è il ruolo del medico di medicina generale in questa fase? Ma diciamo che è un ruolo importante. Il Parkinson si manifesta in maniera subdola, quindi il poterlo diagnosticare immediatamente diventa sempre un problema, in quanto può iniziare con un dolore a un braccio, può iniziare con la depressione, può iniziare in dei modi che non vengono subito, purtroppo non sono dei sintomi decisi per cui una persona può diagnosticarlo in maniera immediata. La cosa importante è quella di che il medico di base dirigga il malato verso un neurologo e soprattutto un neurologo parkinsonologo che è specializzato e che può già vedere entrando nella stanza che la persona attraverso l'andatura, attraverso determinati atteggiamenti è un parkinsoniano. Invece dove finisce il ruolo del medico e dove comincia quello delle associazioni? Cioè quale ruolo hanno, quale impatto sulle istituzioni che si occupano di salute? Ma diciamo che l'associazione è un po' l'apripista per quello che sono le problematiche che riguardano questa patologia. Purtroppo il Parkinson, diciamo sempre tra virgolette, che è il fratello povero dell'Alzheimer, e quindi è importante che ci sia un'informazione, che ci sia un'attenzione a questa patologia, e ben vengano questi interventi, questi convegni che vengono fatti per portare alla luce quelle che sono le problematiche che riguardano questo malato. È una cosa importante l'informazione, cosa che purtroppo è carente, è molto carente ed è importantissima questa, perché aiuta a gestirla la malattia. Infatti l'associazione ha questo compito, quello di aiutare a gestire al meglio la malattia, con dei supporti psicologici, con dei consigli, con tutto quello che sono i riferimenti importanti per questa patologia stessa.